Amici di Sipare Aperto, ben trovati da Umberto Del Predi in questa nuova puntata speciale dedicata ai grandi artisti e non solo, perché oggi ci troviamo a Frattamaggiore in un locale molto speciale. Oggi, come vedete, sono in compagnia di due bellissime ragazze che non sono solamente le mie assistenti, ma sono bensì le titolari di questo bellissimo locale che si chiama... Con gusto... Ecco. Ma per fortuna sei arrivato tu, e Napoli già sta tutto, I love you, e mo pure per il sono più pipì, a Luca ne va tinta curva. Con gusto, ecco, che cos'è? È un ristorante pizzeria barra pub, dove si viene, può venire a mangiare a pranzo, a cena, ci si diverte, c'è musica. A proposito di musica, stasera c'è da divertirsi, perché stasera abbiamo il piacere di assistere a Luca Sepe. Allora, Frattamaggiore in via Vergara 122, qui troverete le migliori specialità di Con Gusto e Co. Sicuro che questo locale, questo tipo di attività commerciale seguirà sulla scia i tanti ottimi locali che esistono nella nostra città. Veramente grazie e in bocca al lupo di nuovo. Grazie al sindaco che è stato gentilissimo. Veramente. Un applauso forte a voi che siete da Con Gusto, un posto bellissimo e che merita la vostra presenza non solo stasera perché siete venuti a mangiare senza niente, ma tutti i giorni. Un applauso a Con Gusto, vai! Questa sera con me alle chitarre il maestro Vincenzo Battaglia, un applauso glielo facciamo prima perché se sarà una chiave caroppo ciò facete più. Forza! Vai. Io amo il matrimonio napoletano, lo amo in tutti i suoi momenti, ma c'è un momento che preferisco agli altri, sapete qual è? Quando è fornuto. La scena è sempre uguale, noi tutti ci avviciniamo agli sposi e diciamo loro la solita frase: ragazzi, complimenti, siamo stati a tanti matrimoni, ma il vostro è stato il più... A come ci ne amma con un ristorante e facciamo una latrina. Amma mangiare assai, ci mi capace dice, wow, ma che nero ma fai tutto che non mangiamo? A che ce l'hai ma chiava per cuore? Ma non c'è mai mano, non le vado a mangiare poco, la frase è un'altra, diciamo, wow. E si sapeva che mettevi 5 euro mancando in tal niente da parlo, non ci lasciare. Se ci ha fatto un gusto, facciamoci la posa, forza! Allora, carissimo Luca, tutti quanti ti conoscono ovviamente per le tue parodie, però tu hai avuto un esordio particolare a Sanremo. È vero che ti ha scoperto Fausto Leali? No, sì, nel senso che il Festival di Sanremo nel 98 mi ha dato tanto, ma alla fine sono tornato alle origini e ho capito che mi piaceva divertirmi e far divertire, per cui mantenendo la musicalità e la canzone ho preferito ritornare in parodista. La cosa per me continua ad andare bene, quindi è giusto mantenere la propria dimensione qui sulla Campania e sulla Campesis Napoli, che mi dà la possibilità per un giorno di esprimere la mia comicità. Senti, caro Luca, hai intenzione di fare un programma di varietà tutto tuo? Hai mai pensato di fare uno spettacolo, diciamo, un programma televisivo? Ma io penso tanto, quindi diciamo che bisognerebbe pensare di meno e fare di più, ma penso che per le cose che faccio, che sono già tante, mi posso sicuramente ritenere soddisfatto e contento, per cui quando le cose saranno pronte per essere attuate sicuramente mi preoccuperò anche di un varietà. Ok, ti ringrazio Luca, saluta gli amici di Sipare Aperto e saluta gli amici di Con Gusto, che stasera ci gusteremo lo spettacolo di Luca Sepe. Le signorine di Frattamaggiore fanno solo con amore. E ci facciamo un applauso, Fratta! Mentre invece a Fratta Minore fanno
solo contatore. Le signorine, abbiamo tutta la zona, faccio vedere. Le signorine di Caivano fanno bello piano piano. Allora, solo quando la rima merita l'applauso, mo facci, forza! Ecco, mentre invece, ditemi un po' da che zona mi venite a trovare, forse faccio di più. Come? Mentre invece lì a Casoria, quando fanno è nata storia. E poi abbiamo finito il giorno, forse di. Le signorine di casa nuovo fanno pure con l'uovo. Come fanno non si sa, l'importante è che hanno fatto. Abbiamo finito, Napoli, dove? La città rossa, dove? Pomigliano. Le signorine di Pomigliano fanno che mana. Mentre le napoletane sono grandissime nostrane. Ma finale sempre stessa fanno tutto l'amore.